Peppe è una battuta, no, perché la vecchia politica non è più buona? Perché porta mica tetero, è una questione di generazione. Ma no, sono gente che si è specializzata, ha studiato con test del 50. Cioè, le sinapsi sono diverse di un trentenne, di un settantenne. Anche la visione del futuro di uno di 70 anni qual è? È quello di mantenere le sue cose, la pensione, piccole proprietà, non deve essere un pericoloso, non vuole impegnarsi in nulla. E capisci, è diverso. Un giovane precario ha bisogno di scoprire nuove cose, c'è la rete che i vecchi la usano per il low cost e basta, per last minute, per le vacanze. Ma quindi è una conoscenza completamente diversa, proprio come la stampa. Quando Gutenberg ha inventato la stampa del libro, chi parlava ha detto: cosa? Il libro ha portato la cultura, quindi il sapere nel mondo, e ha cambiato il mondo, il libro, e l'ha cambiato un tipografo, non ha cambiato Gesù. I cambiamenti vengono sempre dal basso, da persone normalissime. No, me la fai tu. La Cina, il capitalismo della Cina è iniziato con 70 famiglie di agricoltori che hanno deciso un giorno di vendersi i prodotti rischiando la pena di morte. C'era la pena di morte. Mao, chi vendeva i prodotti per conto suo e non li dava allo Stato, era punibile con la pena di morte. Hanno deciso di vendersi nel libero mercato, visto che funzionava, e da 70 famiglie di agricoltori è partita la più grande rivoluzione degli ultimi 200 anni in Cina. Cioè, qui stiamo facendo... Sì, ma in Cina c'è una dittatura oggi. Sì, ma c'era prima Mao. Adesso pensa a Mao se vedesse la Cina adesso capitalista, col PIL 10%, che producono un sacco di cose. Era esattamente l'opposto. Cioè, le cose poi cambiano, e cambiano in un modo che non, chi c'è dentro il cambiamento non se ne accorge. Noi stiamo cambiando qualche cosa e non ce ne accorgiamo. L'importante è importante il fatto che... è questo, ma è la rete, ti ripeto, non siamo noi. Sono questo modo di rapportarsi di persone con una tecnologia che ha già cambiato il mondo. Già cambiato, ci siamo in mezzo, o te ne accorgi che hai dentro un taschino dove c'hai 20.000 libri memorizzati qua e ti leggi i giornali di tutto il mondo nella lingua che vuoi tu. Cioè, ti sei messo perché